liberalità che ci saranno concesse dai nuovi DPCM, ma da usare con parsimonia, proprio per non arrivare a dover vedere ciò che è successo dopo l'estate e anche di una possibile e probabile terza ondata, che però avrà un'intensità collegata alla nostra, diciamo, modalità di comportarci, perché ovviamente oggi dobbiamo considerare ogni contatto interumano un potenziale rischio, rischio basso, però se ne eseguiamo tanti durante il giorno, magari superflui o spostabili nel tempo, ovviamente facilitiamo l'opera di questo virus, che vede la sua capacità diffusiva proprio nel fatto che la gran parte dei casi di infezione, come ormai abbiamo ben capito, è legata a casi asintomatici, quindi soggetti che non si rendono conto di poter essere contagiosi magari per i propri familiari.